Ciao a tutti, eccoci in un nuovo video. In questo video volevo farvi vedere come sostituire solo la gomma del tergicristallo senza cambiare l'intera spazzola e quindi risparmiare un po' di soldini. Allora, per fare questa cosa, con i nuovi tergicristalli, quelli che ormai bene o male sono montati su tutti i modelli di auto nuovi e hanno questa tipologia di tergicristallo, è molto semplice. Perché avendo questi due cappucci qui sopra in plastica da entrambe le parti, basterà staccare uno di questi due cappucci, sfilare la gomma da cambiare e rinfilare la gomma nuova. Adesso vediamo come fare. Io utilizzo una pinza a becchi sottili, quindi basterà far leva contemporaneamente su questi due pezzettini e, come vedete, il cappuccio si toglie. Molto facile. I pezzettini, questi pezzettini di plastica non si spaccano, quindi questo si può riutilizzare. Abbiamo la possibilità di sfilare. Semplicemente, proprio prendendolo e sfilandolo, vedete che è molto semplice, si sfila tutta la parte in gomma. Quindi si arriverà a questa soluzione qui. Cerchiamo di non far uscire dalla loro sede questi pezzi qui di ferro. Si prenderà pezzo di gomma di tergicristallo nuovo e si infila nelle scanalature più in basso. Ok? Anche qui, lavoro molto semplice, si infila e si fa scorrere. Come vedete, entra molto facilmente, si fa arrivare fino alla fine. Una volta che abbiamo posizionato la nuova gomma, riprendiamo il tappino e basterà inserirlo qui in tergicristallo con gomma nuova. Abbiamo speso veramente poco perché la semplice gomma che io qui costa pochi euro, ne ho presi un po' di pacchetti, così mi resta per un po' di tempo. Consegna da AliExpress in 2 settimane circa, quindi probabilmente hanno un magazzino europeo dove stoccano queste cose e sono di buona qualità. Oltretutto hanno la grafite sopra per maggior scorrevolezza. Difatti se si toccano lasciano un po' di sporco, di grigio, appunto perché la grafite resta sulle mani. La sezione, come vedete, è la medesima, quindi con semplicità si sostituisce la gomma, si taglia a misura. Eccoci, lato web. Queste sono le gomme che ho comprato per i tergicristalli e vedete che il costo è veramente irrisorio. Io ho preso quelli più lunghi, tanto poi li taglio alla misura che mi serve, quindi non ho problemi. Io ho preso i 6 mm perché nel mio modello ci andavano bene questi. Ci sono molti altri venditori dove ci sono diverse tipologie, appunto profili differenti, misure differenti, scegliete quello che è il vostro modello e poi il resto veramente semplice, come avete visto, sostituire la gomma. Mi trovo comunque bene, puliscono bene, sono durevoli nel tempo tanto quanto quelli originali, per cui prossimamente io andrò sempre a sostituire solo e esclusivamente la gomma dei tergicristalli, non più l'intero tergicristallo. Bene. Vi lascio comunque il link del
di questa gommina che ho comprato io nei dettagli del video. Il video finisce qui, spero vi sia piaciuto e vi sia utile soprattutto. Scrivetemi se avete dei commenti, delle curiosità che volete condividere con me e vi risponderò appena possibile. Grazie, alla prossima!